Il nuovo piano industriale di Stellantis continua ad essere attenzionato dai sindacati sulla Gigafactory che interesserà lo stabilimento di Termoli. Ci sono alcune zone d'ombra con la riduzione del 40% dell'attuale forza lavoro e una prospettiva industriale ancora da conoscere nel dettaglio. Queste le analisi emerse dall'incontro tenuto dal direttivo regionale della FIM CISL, radunato nella sede di Corso Nazionale. Lavoratori e lavoratrici, rappresentanti sindacali e dirigenti si sono confrontati sul futuro a medio termine dello stabilimento, un futuro, si è detto, che si prevede complesso e pieno di insidie. Da tempo il sindacato sostiene con forza la necessità di costruire una solida struttura socio-economica su cui far reggere l'intero processo di riconversione delle attuali aziende collegate al settore auto. Al momento, dicono i dirigenti, non abbiamo né i mezzi né il tempo per gestire il passaggio dall'endotermico all'elettrico. Sapremo benissimo che il 2024, dal 2024 fino a ipoteticamente il 2026, data in cui effettivamente entrerà in produzione il primo modulo della Gigafactory, sarà un periodo molto complicato, perché al di là dell'inevitabile chiusura di un'area del nostro sito, che è quella dedicata attualmente alla produzione dei cambi, ci sarà una lenta e graduale discesa del motore endotermico. È vero che dovremmo attendere la risposta dei mercati, perché al momento quello che ci sta limitando, essendo noi uno stabilimento pluriprodotto, è la difficoltà di approvvigionamenti di materie prime, di metalli rari e terre preziose. Questo sta mettendo in difficoltà, in forte difficoltà, le carrozzerie italiane ed europee del gruppo Stellantis e di conseguenza noi che siamo loro fornitori. La preoccupazione grande nasce dal fatto che comunque sia in quel periodo una gran parte dei dipendenti tecnicamente si troverà senza lavoro. Abbiamo avuto garanzia che dal 2024 partirà il procedimento di riacquisizione di personale Stellantis all'interno del perimetro di ASSI, perché voglio sottolinearlo, ASSI sarà una società a sé, indipendente da Stellantis, tant'è vero che parte con l'acquisizione del terreno del capannone nel 2023. E inizierà a realizzare il primo modulo e la prima solar unit, che sarà poi la parte che asservirà a livello energetico la Gigafactory, a ottobre 2023, quindi per un periodo di circa 2 anni di reindustrializzazione. Nel 2024 si stopperanno le produzioni dei cambi, nel 2024 dovrebbe partire il primo processo di riacquisizione personale. La domanda grande è, di questi potenziali esuberi, cosa farà ASSI? Abbiamo richiesto un incontro urgente alla CC in presenza anche dell'attuale FCA Stellantis Italia.